e prof assolto, non aveva molestato gli alunni. Ecco qua, cari amici, guardate, guardate quanto è contento. Questo è il prof, guardate che è un prof, guardate che bello, simpatico, mi pare che abbia 50 anni, e insegna belle lettere, cioè letteratura italiana, guardate che bello, eccolo qua l'articolo, vedete? Il prof delle accuse false, io vittima degli alunni a cui ho dato i voti bassi. Vedete? Questo è l'articolo, vedete? Venerdì 18 maggio 2018. Eccolo qua, guardate che bello, com'è contento il prof, che adesso ha vinto il processo, dice che le alunne lo hanno ingiustamente accusato perché aveva dato dei voti bassi, adesso torna tutto felice e contento. Allora mi ricordo di quando io facevo il professore di filosofia e storia nei licei, sì, perché io sono stato professore di filosofia e storia dei licei, vedete cari? Sì, sono stato professore di filosofia e storia dei licei, ma anche preside di ruolo nei licei classici e scientifici. E ricordo che io non ho mai avuto accuse dalle alunne per molestie, non ho mai avuto, però sono stato accusato dagli studenti di insidiare le loro mamme, sì, gli studenti, perché mi capitò una volta che a ricreazione, durante la ricreazione, degli studenti belli, giovanottoni, l'ultimo anno del liceo, giovanottoni, già maggiorenni, mi misero con le spalle al muro, nel corridoio, e mi dissero: professore, lei lasci stare le nostre mamme, se no noi la picchiamo. E io non ho replicato, non ho detto niente, poi ho aspettato che la ricreazione finisse e mi sono tornato in aula con la coda tra le gambe e ho continuato a fare le mie lezioni di storia e filosofia. Quindi io non ho mai avuto problemi con le alunne, mai, però ho avuto problemi di questo tipo, capito? Problemi di con le mamme. Ho avuto problemi con le mamme, ma non furono le mamme ad accusarmi, capito? Non furono le mamme. No, non furono le mamme, furono i loro figlioli, perché forse le mamme erano contenti che io le insidiassi. Sì, erano contente le mamme che io le insidiassi, ma i loro figli no, perché i primi custodi della fedeltà coniugale delle mamme sono i figli. E i figli non vogliono che la mamma metta le corna a papà, capito? Ok, cari amici, beh, dai. Ecco qua, queste sono le mie opere, va bene cari amici, queste sono le mie opere. Ci siamo capiti cari amici? Ah, devo evidenziare per l'ennesima volta, io sono un filosofo un po' stoico e un po' cinico, capito? E sono i figli, i primi custodi della fedeltà coniugale delle loro mamme. Ok cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.